Eccoci ragazzi, Continassa, proprio qui alle mie spalle dove la Juventus sta preparando l'impegno con la Dinamo Kiev. Potete trovare i canonici minuti di allenamento concessi ai media dalla UEFA sui miei vari canali, soprattutto su goal.com. Non voglio fare il classico video pre-match, anche perché credo che al netto del discorso economico, perché questa partita se la Juventus la vincesse sarebbero circa 3 milioni di euro, e ciò spiega anche come mai Ronaldo abbia rinunciato alla trasferta di Benevento anziché a questa gara, in maniera erronea, considerando poi come la Juventus senza Ronaldo non possa giocare neanche le partitelle di metà settimana, a mio modestissimo parere. Però oggi voglio soffermarmi su un qualcosa che non mi sta piacendo e che mi fa anche molto sorridere, perché leggo addirittura nei commenti nei miei video, e a proposito, se siete tifosi della Juventus iscrivetevi al mio canale e azionate la campanella per essere aggiornati, proprio come potete vedere live dalla Continassa, qualcuno ve la racconta live, non come altri fenomenetti del web che dal calduccio di casa poi fanno pensare, fanno credere di saperne, quindi diffidate da questi fenomenucci. Ma tornando in topic, mi fa molto ridere coloro che rivorrebbero il reintegro di Khedira o magari l'acquisto, o meglio l'inserimento a parametro zero di Mario Mandzukic, e ciò sottolinea in maniera plateale come la Juventus in questa stagione stia avendo un cammino balbettante. Ma non dobbiamo dimenticarci che finora l'unica cosa estremamente positiva di questo nuovo corso, se vogliamo intenderlo tale, è che la Juventus abbia deciso di ringiovanire l'organico, di andare oltre certi calciatori che percepivano ingaggi mostruosi per poi non essere centrali o imprescindibili nel progetto tecnico, o peggio ancora venivano pagati per avere un feeling particolare con l'infermeria. Poverini, non sto dicendo che Khedira godesse del fatto di essere ovviamente indisponibile, anche perché è stato un campione ed è stato a targhe alterne anche un giocatore molto importante per la Juve, ma questo è il passato. È il passato, e lo dimostra poi la ferma volontà con la quale la Juventus all'inizio dell'ultima sessione in mercato si è andata e dal dottor Khedira e dal dottor Higuain, passando pure dal dottor Matuidi, dicendo loro: signori, trovatevi una squadra perché noi vogliamo aprire un nuovo progetto, un nuovo corso. Matuidi l'ha fatto, gran signore, si è scelto l'Inter Miami rinunciando anche un po' dell'ingaggio, ha fatto anche la medesima cosa Gonzalo Higuain, qua invece lasciando un vortice, ovvero la minusvalenza a bilancio, ma questo poi credo che è un discorso che lascia il tempo che trova. Nell'immediato diciamo che la Juve comunque sullo stipendio è riuscita a venirne quantomeno a capo in un bagno di sangue, mentre Khedira ha fatto una scelta del tutto legittima, perché nessuno ha puntato una pistola alla tempia ai dirigenti della Juve per rinnovarli tempo addietro il contratto, e quindi in maniera molto legittima, magari moralmente non corretta, ha deciso quindi di arrivare allo scontro e di rimanere da separato in casa. Però pensare ora che Khedira possa risolvere i problemi al centrocampo della Juve, o che Mandzukic possa magari essere di nuovo un elemento funzionale, no, non ci siamo signori, perché la strada intrapresa giusta è quella dei De Ligt, dei Demiral, dei Kulusevski, dei Chiesa, al netto poi delle soggettive opinioni calcistiche, ma credo che davvero la linea tracciata sia stata delle più corrette, e rievocare il passato, per quanto possa essere stato vincente e nostalgico, non fa mai bene, perché una società come la Juve deve pensare a creare i presupposti dei prossimi successi, non di quelli ottenuti nel recente appunto passato. E quindi quando io faccio un tweet e dico: secondo me la Juventus avrebbe bisogno di una punta, considerando come Kulusevski e Chiesa vengano utilizzati da esterni, mi fa sorridere leggere che qualcuno rivorrebbe Mandzukic. Rispetto qualsiasi opinione, però onestamente ragazzi bisogna andare anche oltre, perché poi si rimane vincolati a un'idea di squadra, un'idea di gioco che non esiste più, perché la Juventus è profondamente cambiata, la Juventus sta faticando, deve passare sicuramente l'evoluzione attraverso l'impegno quotidiano, attraverso il duro lavoro, ma pensare che calciatori che hanno già dato tutto e che non hanno più nulla da dare possano tornare utili o possano tornare di moda, beh, io questa la trovo semplicemente, e riassumo con una parola, follia. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Intanto eccoli qua i colleghi che cercano di capire la formazione che domani schiererà Pirlo. A proposito, in gruppo oggi tutti presenti tranne Buffon, che quindi salterà anche la partita di Champions dopo che ha già saltato gli ultimi due impegni. Vi mando un caro abbraccio e mi raccomando, guardare oltre, oltre ragazzi.